Quando ero bambino facevo skateboard, sono cresciuto facendo quello e quindi sport da tavola. Io, mi piace il freestyle, è un po', credo che sia adatto al mio carattere, alla mia personalità, non troppe regole, più spazio alla creatività. E lui che è tutto questo. E poi mi piace molto l'ambiente nei parchi, riesco a condividere questo sport sia con la mia famiglia che con i miei amici, e io questo lo adoro. Ma ho cominciato a praticare questo sport circa 10 anni fa, e dopo un viaggio negli Stati Uniti sono rimasto veramente sorpreso e subito molto molto attratto da quello che avevo visto. Quindi mi sono interessato e la prima cosa che ho fatto rientrando a casa in Italia è stato provare a costruire uno chassis per fare wakeboard adattato. È uno sport che può essere, che è super divertente, ma può essere pericoloso, quindi credo che la sicurezza deve essere messa al primo posto, e specialmente quando si lavora con persone con disabilità, perché comunque si è in acqua ed è un ambiente che già può essere poco confortevole per qualcuno. E può essere pericoloso perché si può sbattere contro gli ostacoli, ci si può fare male, quindi specialmente con chi ha poco controllo ancora dell'attrezzatura, della situazione, del proprio riding, è fondamentale dare le indicazioni giuste a livello tecnico e soprattutto fare dei progressi un passetto alla volta, cioè quindi dei piccoli step per imparare. Na początku ciężko było, miałem bardzo, bardzo długo się uczyłem, żeby w ogóle wyjść z tego pomostu. Pierwszy raz już poczułem ten pęd na wodzie, ten ślizg, to już w ogóle to uczucie jest wspaniałe i po prostu no już, nie ma, już byłem sprzedany. Devo dire che il suo riding in acqua mi ha sorpreso perché lui è da poco tempo, ha cominciato quest'anno a fare wake ed è bravissimo. Każda forma aktywności według mnie jest w jakąś formą rozwoju, także wiadomo, jest tam ryzyko, tak jak mu powiedziałeś, że jest to sport ekstremalny, także jakieś i ryzyko istnieje, ale wystarczy do wszystkiego podejść z głową. Są trenerzy, tak jak tutaj mamy Memę, który on patrzy, jak pływamy i nam podpowiada nawet nie tyle jak robić triki, ale też podpowiada nam, na co jesteśmy gotowi, co jesteśmy z naszymi umiejętnościami w stanie zrobić. Nie trzeba się bać, nie trzeba się bać przede wszystkim. No. Także jeśli ktoś lubi wodę i interesują go takie sporty, jakiś surfing, jakieś coś takiego, to polecam jak najbardziej spróbować, jest rewelacja. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento nel volere avere voglia di fare una cosa
il coraggio e soprattutto il fatto di ascoltare tanto quello, le informazioni che servono e poi riuscire a metterle in pratica in acqua. No nie za każdym razem mi wychodziło. Była taka chwila, że wczoraj dość niebezpieczna, że zawahałem się tuż przed wjazdem, bo zobaczyłem falę, nie wiedziałem, w którą stronę mam jechać i zrobiłem bardzo taki nieprzemyślany ruch, który skutkował bardzo widowiskową wywrotką. W takiej większej grupie super się pływa, zwłaszcza jeśli są osoby o podobnym poziomie zaawansowania, bo ktoś zrobi nowy trik i zaraz wszyscy, o ja też to muszę zrobić, potem ktoś inny zrobi nowy trik i wszyscy się napędzamy wzajemnie, także jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Poza tym właśnie w samym seatwake'u też, nawet ogólnie w wake'u w takich sportach wodnych, nie chodzi o samą konkurencję, która jest świetna, ale też cała ta otoczka, wszyscy ludzie dookoła. Czy nawet nie mówię teraz o niepełnosprawnych, czy o ludziach z tego obozu. Sì, allora devo dire che questo camp, faccio i complimenti all'organizzazione, a Christophe in particolare, perché mi sta piacendo tanto, è un bellissimo gruppo di persone, sia di partecipanti al camp che di persone anche che danno una mano all'organizzazione, è bravissima Libera, bravissima Maria, sono veramente contento di essere qua. I ragazzi, i risultati dicono che stanno facendo dei progressi incredibili, io non speravo neanche di poter vedere così tanti progressi in così poco tempo, quindi sono molto contento, soddisfatto e questi risultati sicuramente mi danno una bella spinta, perché capisco che comunque il lavoro che stiamo facendo è giusto, sta funzionando bene, loro sono molto contenti e soddisfatti. E io quindi non potrei essere altrimenti. Ja byłem motocyklistą kiedyś i uwielbiałem to, jeździłem bardzo dużo, w wiele miejsc i jakby to było dla mnie takie poczucie wolności, którego nic nie było w stanie przebić. No i ten wake w tym momencie troszkę mnie zbliżył do tego uczucia sprzed wypadku, ale jest zdecydowanie, ta wolność jest taka wyzwalająca i uzależniająca, mógłbym powiedzieć. Devo dire che questo sport in particolare fisicamente ti tiene molto forte e quando una persona è in condizioni su una sedia a rotelle, essere forte fisicamente significa indipendenza. Più sono forte, più riesco a essere indipendente, a fare tutto quello che mi serve da solo. E per me questo è proprio la mia visione di vita, è una cosa fondamentale.